Devo uscire da qui! Ragazzi, perdonate se non c'è la facecam in questa prima parte di questo capitolo 15, ma avevo dimenticato di far partire la registrazione. Perdonatemi ragazzi. Vabbè, ho recuperato nel vecchio stile, ecco. Niente di grave però. Diciamo che il commentario non faceva male. Comunque stiamo affondando qui. Stiamo affondando e c'è da trovare Sully. Sully è sparito, cioè ci hanno praticamente trattato come delle merde da quell'arabo lì. E dovresti fare una cosa tipo questa. Bravo. E comunque ragazzi, capitolo 15. Nuota o affonda? Stavo già parlando. Come fa a funzionare? Raga, come fa a funzionare l'ascensore upside down, dai. Vabbè, te lo meriti forse che sia anche così. Ok, di qui. Peggio di così non può andare. La corda. No. Il lampadario. Non è che tu devi magari... Non è che devi scendere... Ragazzi, aiuto! Ma non è che devo andare sul... Ok. Minchia, che botta ha preso! Oh no.
rimane nel cerchio. Sapevo. E quella? Non mi dire che c'è gente che combatte qua, perché non ci voglio credere. È ora di uscire da questo acquario. Non posso essere... Charmut! Stronzetto! Scappa. Ci si vede all'inferno, Habibi! Habibi... Ah bebe, ma guarda che sei un coglione te. Sei un coglione te, perché io posso scappare. Io sono Nathan Drake, il cocainomane di turno. E probabilmente mi salverò. Siamo sempre condizionali. E godo. Aggrappato a un pezzo di legno. Nei tempestosi mari dell'oceano. Chi è che ci salva? Si salva da solo. Perfetto. Shipwrecked. Comoda. Naufragato. Potevano anche chiamarlo così il prossimo capitolo. In realtà non si chiamerà così, spoiler. Come andiamo? Chi incontriamo a sto giro? Oh, Elena. Sì, sì, capisco. Potresti richiamarmi se ci fossero novità. Oh mio Dio. Devo andare. Nate. Ehi. Quanto puzzi. Pensavo fosse meglio evitare. Smettila. Questa volta ti avevo dato per perso. Stai bene? E Sally? È vivo. Oh mio Dio. Ma l'hanno preso. Cosa? Dove? Sono in una carovana diretta nel deserto. Dobbiamo andare. Ehi. No. No, non è... Non è così semplice, forse. Hanno almeno 2 giorni di vantaggio su di noi. Non li raggiungeremo. Ma dobbiamo provare. Senti, io ho un piano. Ma... E una chitarra. ...occasione per farcela. Ok. Stanno preparando un cargo all'aeroporto. Lanceranno le provviste sulla carovana. Dobbiamo salire su quell'aereo. Esattamente. Sai che questo significa paracadutarsi, vero? Beh, lo abbiamo già fatto. Appunto. Ok. Ora mi berrai un bicchiere d'acqua, poi possiamo andare. No. No, il mio contatto all'aeroporto dice che l'aereo non decollerà prima dell'alba. Tu, nell'attesa, cerca di dormire un paio d'ore. Non mi sembra una buona idea. Tranquillo, va tutto bene. Se cambia qualcosa, mi chiama. Avresti fatto tutto questo da sola, Per Sally, ma certo. Anche per me, stronza. Mi piace come ragioni. Lo so. No, intendo che... So cosa intendi. Oh! Ci si innamora. Innamorato. Pazzo di te. Lo so. Comunque, vabbè, non posso avere un momento così dolce, dai. Tanto la sapete la storia com'è, perché sicuramente il 4 l'avete giocato. Lo sapete che alla fine sarà la sua gentil consorte. E più che altro adesso ci hanno catapultato da tutt'altra parte. Nel capitolo 16.
a prendere Sally? Fa freddo? È con la felpa. Cavoli. Spero proprio di non doverla usare. Lo so, ma dobbiamo agire in silenzio. Ci vedono salire a bordo. Divertente da parte tua. Va bene, ragazzi. Capitolo 16. Non avrò altre possibilità. Ehi, hey, Nate. Guarda qui, lo vediamo dopo. Forse passando per l'edificio. Ok, buona idea. Solleviamola. Arrivo.